Il Brindisi si gode l'1-3 contro il Latina e pensa alla sfida di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla e al prossimo impegno interno contro la Juve Stabia. Il direttore sportivo Pierluigi Valentini si toglie qualche sassolino dalla scarpa e lancia il suo augurio per vedere la prossima sfida davanti al pubblico del Fanuzzi. Io sono convinto che nonostante di questo Brindisi non parli praticamente nessuno, noi siamo un'ottima squadra, però siamo abituati come sempre a lavorare a fari spenti, a testa bassa, in silenzio, lasciamo molto volentieri le prime pagine agli altri e pensiamo a lavorare. Per quanto riguarda il Fanuzzi, noi oramai abbiamo trasferito la nostra residenza a Franco Fanuzzi di giorno, di pomeriggio, di sera e di notte, seguiamo con grande attenzione i lavori. Ci viene rassicurato da più parti che domenica con la Juve Stabia giocheremo al Franco Fanuzzi. È chiaro che c'è fiducia e ottimismo, un po' di preoccupazione inutile non nasconderla. Il giovedì ci dovrebbe essere la commissione di pubblico spettacolo, venerdì il sopralluogo della Lega che dovrebbe dare l'ok definitivo. L'umore della truppa di Danucci non è mai stato basso, ma la vittoria contro i Pontini di sabato scorso ha contribuito ad innalzare ancora di più il livello di entusiasmo in una squadra che vuole continuare a stupire. Il nostro umore, devo dire, è stato sempre ottimo, anche quando siamo usciti sconfitti da Potenza, da Cerignolo col Benevento, eravamo talmente convinti della bontà delle nostre prestazioni, del nostro percorso, del nostro cammino, che nonostante la delusione per la sconfitta c'era comunque un ottimismo totale rispetto a quello che è il percorso che stavamo facendo i ragazzi. Alla fine siamo finalmente riusciti a raccogliere quanto seminato, siamo contenti, ma non eravamo depressi prima, non siamo esaltati adesso, siamo estremamente tranquilli e equilibrati. Pensiamo alla gara di Coppa di mercoledì, a cui teniamo tanto, e dopo ci ritufferemo nel campionato.